premessa alla messa di questa sera. Don Silvio aveva abituato i suoi nipoti, i miei e i pronipoti, ecco, ad andare a visitare i presepi durante le vacanze natalizie. E anche dopo la sua morte i nipoti hanno desiderato continuare, ecco, questa bella tradizione. Questa sera sono qui a Stralino, ecco, non abbiamo potuto andare più lontani, tre volte andavamo fino a Perugo, fino a Cavarese, e poi un po' dappertutto dove sapevamo che c'erano dei bei presepi, a Miola di Pino, paese dei presepi per eccellenza, specialmente dopo che eravamo arrivati lassù. Ecco, quest'anno, per poter avere anche le sorelle, ecco, e le zie, ecco, abbiamo preferito stare un pochino più vicini, la messa in cascata a Stralino, per non andare a cercare o a disturbare qualche altro sacrestano per far aprire, per far scaldare, eccetera. Quindi siamo qui, ecco, e Don Silvio, siccome avete conosciuto tutti, siete anzi molto affezionati, ci ha sempre voluti bene, ecco, questa sera lo vogliamo anche ricordare. A 3 anni, cioè a 2 anni ormai della sua morte, il terzo Natale che facciamo senza di lui, ecco, lo ricordiamo, ma con la convinzione che è più presente che noi, è più contento che noi, e per affidarci alla sua intercessione tutti, ecco, per tutte le nostre famiglie, per tutte le nostre necessità o bisogni. Ecco, interceda presso il Signore l'aiuto di cui abbiamo tutti bisogno. Ora, a maggiore ragione, scusate, quest'anno, ecco, abbiamo fatto questa festa anche per festeggiare Alberto, ecco, un nuovo diacono, come è diventato uno del gruppo, ecco, dei nostri nipoti e pronipoti, con questi più piccoli che sono qui a fianco a me come chierichetti. Ci vogliamo celebrare insieme questa solennità dell'Epifania, assumendo lo stesso atteggiamento dei pastori e dei magi, ecco, che arrivano alla grotta, che vedono il bambino Gesù, lo adorano e offrono a lui il loro dono, quel poco che abbiamo, le nostre povere vite, ecco, le vogliamo portare all'altare questa sera, lasciandoci arricchire da lui il Signore, che è venuto a noi come nostro Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Eucaristia della festa dell'Epifania, chiediamo ancora una volta perdono al Signore di tutte le nostre colpe. Thank you.
eterna. Amen. Camineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Ripetiamo insieme, ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra. Ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume, sino ai confini della terra. Ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti
tutti i re si prostrino a lui, lo osservano tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. La lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Credenti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segregamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima.
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. L'anno liturgico è il trigo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 31 marzo. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, l'inizio della Quaresima, il 14 febbraio, l'Ascensione del Signore il 12 maggio, la Pentecoste il 19 maggio, la prima domenica di Avvento il 1 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci presenta la figura dei magi. Questi tre signori ricchi provenienti da Oriente, ai quali apparsa una stella. Essi, incontrando il re Erode, al quale dicono che sono in viaggio in ricerca di Gesù, che è nato, possiamo immaginare da questo re la gelosia che in esso abita, la rabbia, quando sente che qualcuno potrebbe portare via il suo posto. Ma come, è nato un altro re? Io sono il re. Allora Erode manda i re magi per scoprire cosa è successo veramente. E quando arrivano da Gesù, i magi cambiano. Dal tenere lo sguardo chino verso se stessi, dal guardare le loro vesti dorate, il loro potere, la loro ricchezza, alzano lo sguardo prima verso la stella che gli appare e poi verso quel bambino nella grotta, Gesù, il figlio di Dio. Adorare, abbiamo sentito nel Vangelo, un termine bellissimo, significa guardare con amore, donare affetto, vicinanza, sicurezza attraverso quello sguardo. È l'atteggiamento tipico di una madre e di un padre verso il loro figlio. La missione dei magi cambia. Non vanno tanto, possiamo dire così, a scuriosare, in base a quello che gli aveva chiesto re Erode, quando, dove, chi è nato, ma quell'amore di Dio che sovrabbonda nella tenerezza del bambino Gesù li trasforma, li rende annunciatori, a tal punto che per un'altra strada fecero ritorno.
Ecco, cari fratelli e sorelle, la stella, che è il Signore stesso, splende anche oggi per ognuno di noi. Bisogna alzare lo sguardo per non ripiegarsi a guardare se stessi. Ciascuno di noi può diventare manifestazione della luce di Cristo. Non pensiamo a cose straordinarie. Quante persone fanno del bene all'interno delle nostre famiglie, della comunità, all'interno del lavoro, delle associazioni. Non serve dire o manifestare il bene che ognuno di noi fa, perché cerchiamo forse riconoscimento o il bene piuttosto di chi ci circonda. Se entriamo ad esempio in chiesa e troviamo tutto in ordine, magari preparato per la notte di Natale, tutto pulito, profumato, tovaglie candide, la nostra reazione è spesso l'indifferenza. Beh, è normale che il sacrista o chi di dovere abbia pulito le tovaglie, abbia preparato per la notte di Natale, che discorsi sono. Ma se invece vediamo i fiori, magari con la testa piegata, appassiti, allora subito, ecco, la sacrista non l'ha fatto il suo dovere, oppure, ecco, la responsabile dei fiori non ha neanche entrata in chiesa, no? E quindi subito puntiamo il dito. Ecco, cerchiamo, fratelli e sorelle, di vedere il bene. Il bene, le cose belle che ci circondano, che di male ce n'è anche troppo. Purtroppo siamo sommersi. Allora, Signore, oggi che appari umano, quel bambino davanti ai magi, donaci un cuore grande, capace di accogliere tutti coloro che incontriamo, per condurli verso di te, nostra vera vita. Amen. Della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre e di tutti i secoli, Dio del Dio, luce della luce, Dio vero e del Dio vero, creato non creato. Nostra preghiera.
Diciamo insieme: O Cristo, luce del mondo, ascoltaci. Per la Chiesa diffusa su tutta la terra, illumini i popoli con la solidità della sua testimonianza e annunci con fede intrepida la verità del Vangelo. Preghiamo. Per le nazioni che cercano giustizia e pace, abbiano governanti saggi che assecondino l'opera evangelizzatrice della Chiesa, apportatrice di speranza e di riconciliazione. Preghiamo. Per i bambini e i ragazzi che nella freschezza dei loro anni accarezzano sogni di bene e di pace, li custodiscano con la preghiera e con una vita buona e generosa. Preghiamo. Per quanti hanno perso la speranza, la grazia divina dissipi le loro tenebre e li disponga a trovare Gesù pienezza di vita e di gioia. Preghiamo. Per la nostra comunità parrocchiale, oggi la nostra preghiera si dilati agli orizzonti del mondo e deponga nel cuore di Cristo le fatiche, le speranze e le necessità dell'umanità intera. Preghiamo. Preghiamo per i nostri cari defunti, questa sera in particolare, Don Silvio, Rosalia Pedersoli, Antonio Pedersoli e famiglia. Il Signore li accolga nella sua pace. Preghiamo. Splenda anche su di noi, o Padre, la luce della fede che guidò i magi verso il tuo Figlio, e fa che da essa, illuminati e guidati, camminiamo sicuri verso il tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Guarda questa offerta, guarda noi, Signore, tutto noi offriamo per unirci a te, nella Chiesa, la nostra Chiesa, nella tua vita. Accoglio, Padre, i doni offerti per celebrare
tuo figlio unigenito e le primizie della fede dei popoli per te siano lode perfetta, per noi eterna salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi, in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato alle genti il mistero della salvezza e in Lui apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Questo sacrificio vivo e santo,
guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Lauro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio eterno con te nella gloria si è manifestato nella nostra natura umana. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come a noi che rimettiamo i nostri genitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Pace a te.
Seguiamo la stella nella vita di ogni giorno e andiamo in pace. Vediamo.